Allora, mettere a fuoco il rapporto fra Venturi e gli antiquari non è argomento facile, perché è una storia sì accertata, ma tendenzialmente taciuta dai suoi protagonisti nei dettagli e nei risvolti non sempre limpidi. È una storia, quindi, che dovrà essere ricostruita per lo più per via indiziaria. Nonostante la difficoltà, sul tema è già stato scritto molto, Giacomo Agosti, in occasioni e contesti diversi e da parte di numerosi studiosi. La ricerca che oggi sottopongo alla vostra attenzione e che vorrei fosse la prima tappa di un'indagine più ampia, non solo fa il punto sugli studi, ma anche l'ambizione di operare alcuni affondi sul tema grazie al reperimento di nuove informazioni. In questa occasione ho passato innanzitutto in rassegna la corrispondenza di e per Venturi finora rintracciata, nonché la bibliografia che tocca questo argomento. Ho identificato inoltre nel carteggio suddetto le opere, a quei tempi presso privati o sul mercato, che furono pubblicate dallo studioso nei suoi scritti, in particolare nei volumi della Storia dell'Arte Italiana e negli articoli della sua rivista L'Arte. Quest'ultima ricerca in particolare è stata utile e produttiva perché mi ha offerto l'opportunità di riflettere sull'uso più o meno occultamente pubblicitario, fra virgolette, e quindi non solo sulle finalità scientifiche che Venturi riservava alle sue pubblicazioni. Fra i numerosi spunti di indagine individuati, ho scelto di descrivere solo alcuni casi e fatti precisi, significativi sia per l'importanza dei personaggi coinvolti e degli oggetti trattati, sia per la continuità nel tempo, l'assiduità e la solidità dei rapporti personali. La mia attenzione quindi è caduta in particolare sui rapporti che Venturi intrattenne con Stefano Bardini, ne abbiamo già parlato abbastanza, non spendo una parola, e sul legame molto serrato e consistente col barone Michele Lazzaroni, mio cavallo di battaglia, marchand amateur, la cui figure e attività sono venute in luce in tempi recenti. Questa mia verifica ha permesso di riflettere su come si modulavano tali rapporti a seconda delle situazioni, delle richieste e delle finalità. Il quadro che risulta da questa analisi non modifica quanto già si sa su Venturi e il suo modo di rapportarsi al mercato. Semmai aiuta a chiarire meglio, a seconda delle sue vicende professionali e personali, le motivazioni che lo hanno spinto a relazionarsi col mercato, appunto, e anche la sua attività a difesa dei beni artistici oppure la loro promozione per fini commerciali. La scelta di concentrarmi su Bardini e Lazzaroni è risultata anche strategica perché la corrispondenza ancora in parte esistente copre nel complesso oltre 40 anni, dalla prima lettera indirizzatagli da Bardini il 29 maggio 1888 all'ultima speditagli da Lazzaroni il 30 dicembre 1933, neanche 2 mesi prima della morte del barone. Questi 40 anni e oltre coprono la maggior parte della vita professionale di Venturi. Così ho potuto testare attraverso le parole degli stessi protagonisti, parole più o meno esplicite, come si vedrà, come siano cambiate le posizioni dello studioso sulla tutela e riguardo al mercato in questo lungo arco di tempo. Il primo momento che intendo esaminare copre i decenni a cavallo dei due secoli, dal 1888, anno del suo arrivo a Roma al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione delle Antichità e Belle Arti, fino alla fine del decennio del nuovo secolo. Proprio fra l'88 e il 1909 datano le lettere con Bardini, solo 12 finora rintracciate fra lettere e copialettere, conservate in parte nell'archivio Venturi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, in parte presso la Soprintendenza di Firenze, Archivio Storico e Re di Bardini, ASEB. Sempre presso l'ASEB sono conservate anche 5 lettere di Venturi a Bardini. Ne approfitto per ringraziare sia l'archivio pisano che fiorentino perché mi hanno veramente agevolato e aiutato moltissimo nella ricerca. Allora, ho trovato inezie per quanto riguarda Bardini, però ci tengo a puntualizzare la lettura che fino ad ora si è data del rapporto fra i due, no? Si è detto infatti da più parti che lo studioso e l'antiquario fossero accesi rivali.
In realtà, leggendo questa poca corrispondenza, emerge un rapporto più sfumato, se si vuole più opportunistico, perché conveniva ad entrambi venirsi incontro e trovare una mediazione che conciliasse posizioni spesso molto distanti. Ricordo solo alcuni casi, pochissimi casi, anche se potrei citare altri piccoli episodi a conferma di questo legame, non proprio di collaborazione in senso stretto, ma certo di reciproco aiuto. Le stoccate di Bardini contro Venturi, che si trovano nelle lettere indirizzate dall'antiquario a Bode, pubblicate da Niemeyer Chini nel suo volume dedicato alla loro lunga collaborazione, rilette alla luce di questa corrispondenza finora inedita, mi appaiono legate a vicende precise, prima fra tutto il busto Barberini, ad esempio, dove Bardini ne dice veramente un po' di tutti i colori contro Venturi, ma in realtà non rispecchiare il tono cooperativo che mi sembra regolasse invece più delle volte la loro relazione. La prima lettera, e credo la prima in assoluto perché Bardini specifica con questa mia prima lettera, è del 29 maggio 1888 e Bardini sottopone all'attenzione di Venturi due quadretti, cito, per sapere da lei l'autore. Prosegue poi chiedendogli il permesso di incomodarla qualche volta per avere il suo giudizio. Arriva anche a domandargli, con una curiosità non celata, se abbia trovato delle buone cose nella collezione del Marchese Cavalli di Ravenna. Insomma, Bardini tenta il contatto. Venturi di certo risponde, anche se non si sa cosa, ma risponde perché la corrispondenza continua. Il 14 giugno 1888, da una lettera di Bardini, si capisce che questa volta è stato Venturi, il Venturi preposto alla tutela, ad avere bisogno di informazioni dall'antiquario circa la provenienza di un marmo non identificato. Vuol dire che Bardini è sempre abbastanza vago, tiene un po' le carte in mano, però tutto sommato cortese, disponibile e fin dove può arrivare, arriva. Capitello di Onfiano, mi fermo due minuti su questo caso. Allora, è un capitello di maestranze campionesi che proviene da San Vitale delle Carpinete, vicino a Reggio Emilia, e che Venturi vorrebbe ricollocare, se non il capitello stesso, almeno un calco, almeno avere le fotografie, andiamo incalando, nella chiesetta di Onfiano. Qui è Venturi, dal recente passato modenese, con nel cuore insomma la tutela, ecco, che chiede l'aiuto di Bardini. E qui è lo studioso, proprio attento alla tutela e alla conservazione, che chiede risposte e dettagli al noto antiquario. E invece che raccontarvi io, che racconterei malissimo con le mie parole, stralcio alcune righe dalle lettere, in parte già le vedete, no? Siamo 7 ottobre 1894, Venturi scrive: «Io la prego a volermi dire ove esista ora il capitello figurato proveniente da Onfiano nella provincia di Reggio Emilia. Sappia che ho trovato molti lavori dello scultore romanico che scolpì quel capitello e che vorrei farne oggetto di studio. La prego quindi a non nascondermi ove quel capitello si trovi». Vi dico subito anche che Venturi pubblica il capitello di Onfiano, che è qua, e questo è l'ultimo proveniente da Onfiano, e l'ultimo nella pagina, lo ripubblicherà anche nella Storia dell'Arte, il volume dedicato al romanico, quindi ci teneva particolarmente, ritorna più due volte sul capitello di Onfiano. 7 ottobre, 9 ottobre dello stesso anno, quindi la posta funzionava benissimo anche. Bardini risponde: «Da parte mia farò quello che posso per il capitello proveniente da Onfiano, del quale le mando la fotografia con le misure che feci fare avanti lo vendessi. Lo vendei, credo, nell'89 un mio cliente all'estero, che ha molta deferenza per me e che è molto gentile, e se realmente a lei interessasse di averlo, spero riuscire a farmelo rendere». Subito dopo, il 12 ottobre, una bella lettera appunto di questo Venturi molto matildico che parla di queste pievi nel territorio modenese, no? Canossiano, insomma. Da essa, da San Vitale delle Carpinete, proviene il capitello già nella chiesa d'Onfiano e in esso dovrebbe tornare, se fosse possibile. Ecco perché Bardini stava attento, secondo me, perché avete giusto a vedere che questo
nella posizione in cui si trova, lo vuole, lo esercita, chissà, la prelazione, lo vuole per lo Stato. Ma temo, scrive sempre Venturi, ma temo che passando di mano in mano sia troppo aumentato il prezzo. Se esso non fosse troppo grande e i mezzi esigui di cui disponiamo per i monumenti dell'Emilia lo permettessero, sarei molto lieto di rivederlo recuperato. 14 ottobre, Bardini. Frattanto riflettuto, insomma, capisce che non se lo scrollava di dosso, frattanto riflettuto che sarebbe stato recargli noia al mio cliente, chiedergli calchi, perché il calco si sarebbe rovinata la patina, insomma, e chiedergli calchi e fotografie, ricordandomi anche che gli amatori non vogliono che siano pubblicati gli oggetti che possedono. Invece gli scrivo inviandogli le sue lettere e pregandolo di cedermi il capitello. Spero di averlo ed allora potrò fargliene fare una copia in gesso. Finalmente, siamo al 5 novembre dello stesso anno, il capitello arriva. Non è da escludere un breve passaggio presso un collezionista estero, di cui però non ho trovato traccia in bibliografia. Tuttavia io credo che qui ci sia un Bardini, appunto guardingo, un po' sospettoso, per paura che Venturi in qualche modo esiga qualsiasi titolo il capitello. Insomma, un Bardini che studia il suo corrispondente. E quindi io in ultima analisi credo che il capitello sia andato poco più in là di Piazza Mozzi 1. Invece, altro caso, la lastra tombale di Ardengo Folperti a Pavia. Qui è Bardini che chiede l'intervento di Venturi per sbloccare l'affare al Ministero. Lo Stato aveva esercitato il diritto di prelazione ed ora è in ritardo nel pagamento. Insomma, burocrazia, lungaggini, pochi soldi, allora come ora. Anche qui 8 lettere di scambi di richieste e aggiornamenti. Siamo sempre nel 94, 2 ottobre. Bardini, per quante istanze abbia fatto all'ufficio regionale per riscuotere il prezzo, mi si dice sempre che dal Ministero non viene alcuna risposta. Mi rivolgo a lei per la risoluzione di questo affare, giacché mi fu detto che da lei dipende. E subito Venturi, l'8 ottobre, per mera dimenticanza dell'ufficio di contabilità, non della divisione mia, ma di quella dei monumenti, il mandato non fu ancora fatto, ma lo sarà per mio incitamento tra breve. 27 novembre, Bardini, profitto ancora della sua cortesia per domandarle di confermarmi il suo appoggio nell'affare del monumento di Pavia, poiché credo che l'abbiano messo nuovamente a dormire. E subito, 2 giorni dopo, Venturi, l'affare del monumento di Pavia non è stato messo a dormire, ma al momento di spiccare il mandato i contabili si sono accorti solo allora che la somma passava di 8.000 lire, che quindi si rendeva necessario il parere del Consiglio di Stato. Ciò fa perdere necessariamente una ventina di giorni. Oggi, vedendo un amico mio, insomma, Venturi al Ministero, consigliere di Stato, lo pregherò a sollecitare il disbrigo della faccenda, che per negligenza è andata tanto per le lunghe. Ancora in gennaio Bardini di nuovo sollecita, mi scuso se torno di nuovo a seccarlo, sono già compiti 10 mesi dall'acquisto della lapide di Pavia per parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica e certamente questa lungaggine mi porta una diminuzione sul prezzo, la pregherei perciò di dare una svegliatina a quei signori da quali dipende questo affare. Anche nel caso dei 2 busti castellani, che qui vediamo appoggiati sul ripiano, c'è traccia della richiesta d'appoggio da parte di Bardini a Venturi. La storia è ben nota, la riassumo in 2 parole. I 2 busti erano stati iscritti nel catalogo dei beni di grande interesse, come opera di Benedetto da Maiano. L'antiquario li offrì allo Stato, si raduna una commissione, li esamina e nel 1908 emise parere contrario all'acquisto, declassandoli ad opere scadenti della Urana e di Pietro Lombardo, autore di terzo ordine. Allora, scomparso il sommo pregio, quando si diceva che se le cose non si conoscono, no? Scomparso il sommo pregio, Bardini chiese la loro radiazione dal catalogo nel luglio del 1909 per poterle esportare. Ed ecco, il 27 giugno, Bardini chiede addirittura a Venturi di premere, no? di fare pressione su Ricci, no?
mi sembra che Ricci convenga della giustezza della mia domanda, raccomando dunque a lei di voler gentilmente finire a persuadere il commendator Ricci. E di nuovo il 22 luglio Bardini fece istanza al ministro, come ella mi suggerì, quindi a Venturi che suggerisce a Bardini come muoversi, dichiarando che alla fine del mese avrei presentato i busti per l'esportazione. Verrei a Roma lunedì per sollecitare il commendator Ricci a risolvere questo affare. Le sarei obbligatissimo se avesse la compiacenza di scrivermi, se aveva il piacere di trovare lei in Roma e anche il commendator Ricci, perché senza di loro la mia gita sarebbe inutile. Si apprende anche che nella causa che scaturì dall'esportazione, diciamo, prematura dei busti castellani, si apprende anche che nella causa contro Italo Palmarini, che aveva intentato Bardini, no? Bardini aveva chiamato a testimoniare solo Supino e Venturi, e come si rileva da una lettera del 5 dicembre 1909, oltre che da un pacco di atti, però proprio Bardini chiede la testimonianza, l'appoggio di Supino e Venturi. C'è un secondo momento nella vita di Venturi che io avrei isolato, ma che legherei piuttosto alla nascita della sua rivista L'Arte, avvenuta nel 1898 quale prosecuzione dell'Archivio Storico dell'Arte. Siamo anche ormai all'epoca del passaggio definitivo di Venturi all'Università di Roma. Sappiamo quanto Venturi avesse investito sulla sua rivista, di cui fu unico direttore fino al 1929, anno dopo cui condividerà la direzione col figlio Lionello, e anche anno dopo il quale la rivista cambierà completamente faccia. A proposito di quanto sto trattando oggi, L'Arte mi sembra un punto di snodo nelle vicende professionali dello studioso. Quando poco prima ho detto quanto Venturi avesse investito sull'arte, intendevo proprio in senso lato, non solo a livello di aspettative ma anche economico. L'arte ha un costo, per cui bisogna procurarsi abbonamenti, sovvenzioni e pubblicità. C'è una lettera dello studioso a Bode, ringrazio Neville Rowley in proposito, del 3 marzo 1903, in cui Venturi scrive: anche per raccomandarti l'arte, che non si reggeva se io, anche con un sacrificio di denaro, non la prendeva tutta sulle mie spalle. Mi è caro quel periodico come un figliuolo. Non che la tutela non fosse più un suo imperativo, sia chiaro, tanto che articoli e trafiletti con denunce di vendite o rimozioni illecite, anche da parte dello stesso Bardini, in realtà, o rimozioni illecite, abbondano nel corso degli anni e di numero in numero. Ma il direttore deve fare tornare i conti alla chiusura di ogni fascicolo. Ed ecco che dal 1905 incominciano ad apparire le pubblicità. Non solo studi fotografici o il mitico stabilimento danese che per tanti anni fu coeditore della rivista, o a un certo punto anche i sarti più di moda, ma anche due importantissime gallerie. Come sempre, prima fra tutti, la San Giorgi, che pubblica sempre, ininterrottamente, dal 1905 al 1915, questo tipo di avviso, un quarto di copertina per lire 3,30, con sconto nel caso di pubblicità regolare. Ma acquista anche pagine intere in occasioni di vendite particolari, anche pubblicità di Rocchi, quelle che oggi ricordava Roberto Cobianchi. Ci sono anche numerose pubblicità di Rocchi sull'arte. C'è anche un sistema meno diretto per pubblicizzare la Galleria San Giorgi, ovvero la stesura di articoli a firma di Adolfo Venturi per dare notizia di certe vendite. Quello del 1902, vendita Guidi, di cui Venturi aveva per giunto curato il catalogo per la parte dei dipinti, e quello anche dell'asta del 1905, sempre San Giorgio. Per chiudere con la pubblicità, ecco anche la Galleria Giacomini, che compra pagine intere su più numeri e, come vedete, anche in più annate. Ma c'è un nome che compare ininterrottamente dal 1905 fino al 1929, dapprima come responsabile della sede parigina, quindi fra i collaboratori per l'Italia,
la cui posizione non secondaria all'interno del periodico finora era sfuggita all'attenzione degli studi. Ecco che entra finalmente in scena il barone Michele Lazzaroni. Chi fosse costui e che ruolo abbia avuto nel mondo del mercato fra la fine dell'Ottocento e il 34, anno della sua morte, sta emergendo con chiarezza grazie agli studi di Loredana Lorizzo e un po' anche miei. Lazzaroni fu anche studioso e collezionista, ma la mercatura, più dello studio e del collezionismo, sembra aver occupato una parte molto importante nella sua vita. Ricordo anche che spesso le opere trattate da questo marchand amateur sconfinavano nel campo del rifacimento al limite del falso, se non della falsificazione. Il solido legame intrattenuto con Venturi è confermato anche dalle 44 lettere finora reperite che il barone gli inviò e conservate anch'esse con l'archivio Venturi, insomma, a Pisa. È un numero alto. Ad esempio, Volpi una lettera, anche interessante perché Volpi chiede l'aiuto di Venturi per portare in porto un affare, e Duvina 3 o 4, e Michelangelo Guggenheim una, Foresti pochissime, Pietro Foresti di Modena pochissime, Contini Buonacossi 4 o 5, ma così per comunicare con Ghetti. 44 lettere, non lo so, lo dobbiamo confrontare con la corrispondenza con gli studiosi, con certi collezionisti come Crespi. È un numero per essere insomma un mercante, tutto sommato un suo collaboratore, possiamo dire a questo punto, è un numero significativo. La prima di queste risale al 21 maggio 1903, mentre l'ultima, come ho già detto, data al dicembre 33. Non ho elementi per fare risalire la loro conoscenza prima di questo 3, anche se non è da escludere che a questa data fosse già avvenuta, la loro conoscenza fosse già avvenuta da tempo. Ah, ecco, scusate, questa è la pagina dove si legge appunto dove compare il nome di Michele Lazzaroni qua fra i collaboratori. E questa conferma, insomma, non ho trovato citazioni di opere Venturi nella rivista L'Arte né altrove prima del 3. La prima volta che compare un dipinto di Venturi è in un articolo a firma di Ettore Modigliani sull'Arte. Comunque, a partire dal 3, gli scambi sono frequenti e abbastanza regolari, salvo una lunga interruzione fra l'8 e il 17, ma credo che la corrispondenza relativa a questo periodo sia andata persa o distrutta. Fra i contenuti più ricorrenti delle lettere c'è proprio il resoconto dell'attività di Lazzaroni per la rivista. Egli procurava articoli e traduzioni, fotografie e informazioni di prima mano, ma aveva anche l'obiettivo di estendere al suo paese di adozione, la Francia, la campagna abbonamenti. Quest'ultimo aspetto rappresenta un sicuro tornaconto economico per la rivista, anche se ho l'idea che Lazzaroni sia intervenuto in maniera più concreta sotto altre forme. Non so definire nel dettaglio gli aspetti finanziari della loro collaborazione, che dovette essere di reciproca soddisfazione, ben oltre la campagna abbonamenti, come dirò fra breve. Da parte di Lazzaroni, egli da questo legame traeva un vantaggio concreto e immediato. In tanti casi, infatti, il barone ricorre alla penna di Venturi, non solo nell'arte, ma anche nella storia dell'arte italiana e altrove, per presentare al pubblico le proprie opere accompagnate dall'avallo di tale nome. Su questo tema è già intervenuta Lorizzo, che ha spiegato esaustivamente l'uso da parte di Lazzaroni delle pubblicazioni scientifiche ai fini della promozione dei pezzi di sua proprietà, di cui nel giro di breve tempo si perdeva traccia nei meandri del mercato. Lorizzo ha illustrato un caso in particolare trattato proprio sulle pagine dell'arte. Caso, insomma, di queste tre sculture, siamo nel 4, Venturi pubblica questi tre pezzi della collezione del barone, uno più problematico dell'altro. L'ultimo è un Michelangelo, vi dico questo, Filarete, Michelangelo, una terracotta di Sperandio, un unico filarete da due punti di vista, e una testina, un bronzo di Michelangelo. Allora, come commentare? Cito da Lorizzo, si delinea quindi l'idea di un'accorta operazione
concertata per dare rilievo alle tre sculture attraverso il dotto palcoscenico dell'arte. La segnalazione di opere di proprietà Lazzaroni negli scritti di Venturi compare però con una frequenza e una tempestività che credo vadano in qualche modo sottolineate. Questo è Lorenzano, il ritratto di Lorenzo Lorenzano del Botticelli, che adesso si trova a Filadelfia, al Philadelphia Museum of Art. Lazzaroni, vedete, gli scrive due righe il 4 luglio del 1907, gli dà secca l'informazione e una prima notizia compare già nel 1907, un ritratto della mano del Botticelli, rappresentante l'umanista Lorenzo Lorenzano, è stato scoperto ed acquistato per buona sorte da un italiano, dal barone Michele Lazzaroni. Poi viene trattato più diffusamente dallo stesso Venturi l'anno seguente in un denso articolo. Faccio vedere anche questo Bellini, ora ritenuto di bottega, che mi risulta essere a San Marino, San Marino, California ovviamente, alla Henry, non si sa mai, Henry Huntington, va detto, Henry Huntington Library and Art Gallery. E anche questo non ho trovato, perché poi nella corrispondenza Lazzaroni ha un dipinto, le mando una foto, c'è un'opera, non è sempre così automatico, leggi, identifichi, però anche questo è il caso di un'opera enfatizzata, sottolineo, da un articolo di Venturi nelle pagine dell'arte. Termino, a proposito di articoli di Venturi su riviste, termino con questo caso, un altro, in questo caso Venturi che pubblica, siamo nel 29, su Pantheon, no? E quindi un articolo di anni più inoltrati, pubblica questo ritratto femminile di profilo che attribuisce, senza punti interrogativi, a Pollaiolo. Il tutto è preceduto dalla lettera che voi leggete. Lazzaroni, sono lieto di sapere che l'ha quasi terminato l'articolo sul ritratto di donna del Pollaiolo per il Pantheon, nel quale la prego di non menzionare che esso proviene da me. E infatti è New York Howard Young Galleries. Ormai la letteratura è concorde a proposito, no, di scrivere questo ritratto fra i falsi, e anche Zeri conserva la fotografia nel fascicolo dei falsi. Insomma, è il classico ritratto un po' in stile Lazzaroni. Di certo la firma di Venturi a garanzia delle attribuzioni formulate doveva fruttargli una... Ecco altri esempi, no? Altri esempi sulla storia dell'arte italiana, alcuni dipinti di cui pubblica le fotografie, e poi vi ho fatto un elenco di artisti le cui opere vengono menzionate nei volumi della storia dell'arte italiana. Si può dire che non ci sia volume che non abbia il suo Lazzaroni. Ovviamente Studi dal vero attraverso le raccolte artistiche d'Europa, sempre di Venturi, 1907, capite facilmente già dal titolo, ha i suoi 5 pezzi di Lazzaroni, qua c'era un po' da aspettarselo. Di certo la firma di Venturi a garanzia delle attribuzioni formulate doveva fruttargli una ricompensa. Qualcosa in tal senso trapela nella corrispondenza, nonostante la comprensibile reticenza o una sorta di pudore che Venturi manifesta per rispetto della sua posizione e della sua dignità senatoriale. In un primo tempo l'argomento economico va toccato in modo non sfacciato e diretto, ricorrendo anche a vie traverse per i rimborsi, ma in seguito l'accordo pecuniario è quantificato in modo più esplicito. Cito di seguito solo alcuni casi incontrati nelle lettere sempre di Lazzaroni. 5 luglio 1925. Autorizzato dalla sua buona amicizia e benevolenza, le unisco uno cheque che ella mi permise di farle avere per le sue spese di viaggio. C'è anche un'altra lettera di Lazzaroni a un suo collaboratore modenese, Zelindo Bonaccini, in cui Lazzaroni raccomanda a Bonaccini di muoversi con cautela riguardo a questo argomento, perché sa com'è, è un po' suscettibile. Però poi, 3 novembre 1928, nella stessa lettera in cui aveva parlato del parapollaiolo, pseudo pollaiolo, nella stessa lettera in cui si parla del ritratto,
pubblicato su Pantheon, Lazzaroni scrive: al riguardo di questo dipinto, il ritratto di su Pantheon, io mi ero già proposto di permettermi di offrirle il 5% sul prezzo netto, circa dollari 30.000, che realizzerò nel prossimo giugno. 27 maggio 1930, qui post scriptum. Qui metto uno cheque di franchi 32.500 al suo ordine sulla banca Fleury Erard di Parigi. Beh, qui la storia, io ho deciso di chiuderla in maniera triste, una storia che si chiude triste. È anche vero che questi ultimi anni corrispondono a un terzo aspetto dell'attività di Venturi, già nominato senatore del regno nel 24 e dal 31 fuori ormai dall'università. È una fase, purtroppo, che vorrei chiamare di attribuzionismo compulsivo. Lo testimoniano le innumerevoli perizie, in parte pubblicate, in parte sopravvissute sul retro delle fotografie. Lo studioso procede con una leggerezza che non appartiene a quella che era stata la profondità dei suoi studi. C'è una profonda dicotomia fra il Venturi studioso e il Venturi che lavora per i privati. Mostro alcune pagine di un elegante volume di Giovanni Scarpiti, ringrazio Julia Berlinghausen che ha avuto la pazienza di scansionarmelo tutto, un volume molto poderoso, un volume concepito come omaggio allo studioso, una raccolta di sue perizie, in realtà una campionatura di nomi improbabili, al punto che non so come valutare quanto abbia giovato a Venturi un omaggio del genere. Dall'alto avete un meraviglioso Tiziano, seguo uno Zurbaran, sotto Poussin, chiudiamo con un Cantarini. Chiudo ricordando una ricerca di una giovane studiosa, Miriam Giovanna Leonardi. La studiosa pubblica una notizia reperita fra i documenti della divisione polizia politica dell'Archivio Centrale di Stato. Siamo nel 1937, Lionello è a Parigi in odore di antifascismo. Tanti ex allievi di Venturi che ancora collaborano alla rivista L'Arte sono anch'essi in odore di antifascismo. E Adolfo Venturi è segnalato, può anche essere che sia segnalato, tenuto d'occhio per questi motivi. Di fatto il motivo concreto a cui si attaccano, no, è perché è sospetto di rilasciare, e cito, dagli atti della divisione polizia politica, no? Perché è sospetto di rilasciare a fine di illecito lucro false attestazioni circa l'autenticità di opere d'arte e specificatamente di tele di autori. Grazie.